Salve amici e amiche mie, buona giornata a tutti, benvenuti alle ricette di Zia Franca. Oggi prepariamo insieme un tradizionale primo piatto di Sorrento, gnocchi alla sorrentina. Sono un piatto delizioso, molto semplice e molto facile da preparare e anche molto veloce. Quindi non ci resta che iniziare questa buona e bella ricetta. Ma prima di cominciare vi ricordo sempre di non saltare i passaggi per avere un ottimo risultato. Ed ora cominciamo. Iniziamo la ricetta cuocendo le patate. Quindi ho messo sul fuoco, come vedete, una pentola con acqua fredda con all'interno le patate. Accendo il gas e porto ad ebollizione. Quindi copro e lascio cuocere. Le patate sono in cottura ed ora prepariamo il sugo. Faremo un semplice sugo di pomodoro fresco, come si suol dire, e voi potete utilizzare sia la passata di pomodoro oppure anche dei pelati schiacciati oppure passati al setaccio. Molto semplice da fare e allora iniziamo. Accendo il gas, metto un giro d'olio, naturalmente l'olio dipende sempre dalla quantità di sugo che dobbiamo preparare. Vi regolerete di conseguenza, come dico sempre. All'olio aggiungo uno spicchietto d'aglio tagliato a metà e faccio imbiondire e profumare l'olio. Come vedete, l'aglio comincia a soffriggere leggermente. Quindi a questo punto l'olio si è profumato e verso all'interno la salsa di pomodoro. Lascio l'aglio qualche altro minuto, dopodiché lo elimino, ok? Aggiusto di sale. Copro con il coperchio e lascio cuocere il tempo necessario. Non troppo, perché questo è pomodoro fresco, al massimo 20 minuti, massimo 30, non di più, mi raccomando. Intanto tagliamo a dadini anche la mozzarella e la mettiamo da parte. Sì, perché questo piatto richiede la mozzarella, questa è mozzarella di bufala che sto usando. Le patate sono pronte, le ho fatte intiepidire ed ora le schiacciamo e andiamo a preparare i gnocchi. Non le sbuccio le patate, le metto direttamente nello schiacciapatate, così, vedete, con tutta la buccia. E schiacciamo. Naturalmente poi la buccia deve essere tolta. Continuiamo con tutte le altre. Le patate le ho schiacciate e adesso inserisco la farina per formare gli gnocchi. Come vedete, io non aggiungerò né sale né aromi. Voi, se vi fa piacere, potete aggiungere della noce moscata, ma il sale non lo consiglio, sia perché va ad ammorbidire troppo le patate e poi, in effetti, quando andiamo a cuocerli, il sale è nell'acqua, come la pasta, quindi non ce n'è bisogno. E quindi andiamo a preparare i gnocchetti. Facciamo assorbire la farina alle patate. Non serve lavorarli troppo, deve solo assorbire la farina. Questa che sto usando è farina zero, non la doppio zero, la zero, che dà più consistenza allo gnocco. Stringiamo con le mani e formiamo il panetto classico. Ha una raccomandazione per quanto riguarda le patate.
è importante che usiate patate asciutte, quindi non quelle lì novelle, ma come si suol dire quelle vecchie, oppure anche quelle rosse vanno molto bene per questa preparazione. Quindi attenzione alle patate quando le andate a comprare. Fatevi consigliare dal vostro fruttivendolo. Se ce n'è bisogno, per non far attaccare alle mani, mettiamo un po' di farina ancora, ok? Solo per impastare bene. Lo mettiamo da parte e iniziamo a tagliare dei pezzi e formare dei filoncini, ok? Così. La grandezza naturalmente degli gnocchi la decidete voi, più grande o più piccolo. Mi aiuto con la semola rimacinata, questa serve per non far attaccare gli gnocchi e non viene assorbita insomma dall'impasto, vedete? Così. Ecco perché uso la farina rimacinata. Una volta preparati i bastoncini andiamo a tagliare, io faccio così. Naturalmente anche la grandezza degli gnocchi la decidete, se più grandi o più piccoli. E poi ancora un'altra cosa per quanto riguarda gli gnocchi, li potete utilizzare solo tagliati oppure incavati con il dito oppure con la forchetta, quindi dargli una rigatura, come voi preferite. Io normalmente faccio così, guardate, così. Vado a fare l'incavo. In questo modo. Metto un po' di semola rimacinata e le lascio da parte. E continuo con tutti gli altri. L'acqua è sul fuoco, ha iniziato l'ebollizione. Metto il sale e calo gli gnocchi. Io faccio in questo modo, vedete, per togliere l'eccesso di farina, o meglio di semola, quella che era la semola rimacinata. Ok. A questo punto aspettiamo che gli gnocchi salgano a galla e li scoliamo. Ho riacceso la fiamma al sugo, quindi sto riscaldando di nuovo, ok? Perché andremo a calare gli gnocchi all'interno del nostro sughetto, e dove io aggiungerò del basilico fresco profumato. Dopo alcuni minuti, ecco qui, i nostri gnocchi sono saliti a galla. Sono perfetti, come vedete. E adesso li scolo e li metto nel sugo. Andiamo a mescolare delicatamente. Agli gnocchi uniamo la mozzarella. E una grattugiata di parmigiano. Sempre con delicatezza andiamo a mescolare piano piano. Dobbiamo fare in modo che la mozzarella praticamente deve fondere. Ed ecco qui, come vedete, già inizia piano piano. Facciamo sciogliere bene la mozzarella, rigirando delicatamente, di tanto in tanto, come dico sempre, di tanto in tanto. Vedete, piano piano si scioglie.
a questo punto spegniamo la fiamma e andiamo a impiattare. Una spolverizzata di parmigiano e per finire una foglia fresca di basilico. E il nostro piatto è pronto per essere gustato. Amici carissimi, un profumo irresistibile. Stanno tutti aspettando, tutti pronti per l'assaggio, no per l'assaggio, per mangiare. E allora amici carissimi, io vi aspetto alla prossima ricetta. Spero che questa ricetta sia stata di vostro gradimento e vi aspetto alla prossima. E come dico sempre, vi do un abbraccio, un arrivederci e un grazie a tutti da Zia Franca.